Ciao a tutti, amici squarantenati, ben ritrovati da Mr. Marty e da tutta la redazione dell'ironia dell'informazione libera e spesso un po' incazzata. Sì, lo so, abbiamo di nuovo cambiato location, la cambieremo in continuazione per sempre, quindi i miei detrattori non scassino più a minchia questa cosa della location. Allora, oggi parliamo di due novità, di Zingaretti che forse se la prende dove dovrebbe. Per quanto riguarda l'obbligo di vaccinazione, perché il nostro Zingaretto, Nanetto dal Giardino Zingaretto, ha fatto passare un'ordinanza regionale per quanto riguarda l'obbligo di vaccino per gli over 65, e questa non è una cosa bella, eh? Questa non è una cosa bella per niente, però forse qualcuno gliela metterà. Poi parleremo di un'altra cosa abbastanza inquietante, che è Zaia, l'ape Zaia, presidente regione Veneto, che come sempre continua a delirare le sue minchiate. Partiamo da BioBlu, che un nostro commentatore asserisce essere al soldo di Casaleggio. Ma ragazzi, nei commenti troviamo delle cose incredibili, belle, ma delle cose, altre cose esilaranti, esilaranti veramente. Comunque, rimaniamo in tema, diciamo, virus, perché, la regione Lazio, con il suo governatore Nicola Zingaretti, decide per l'obbligo vaccinale antinfluenzale per gli over 65. In questa direzione vanno anche la regione Lombardia, ve ne avevamo parlato in una precedente edizione del TG, e la Campania. In Lombardia addirittura viene stabilito che l'obbligo vaccinale sia esteso anche alla categoria degli insegnanti, senza fare distinzione di età, ma contro questa decisione si sono opposti associazioni, medici, ricercatori e anche cittadini comuni che hanno fatto ricorso al TAR. Sentiamo questo servizio di Emanuele Canta. Obbligatorio nel Lazio, sulla stessa linea anche Calabria, Campania e Lombardia. Parliamo del vaccino anti-influenzale per gli over 65. In queste regioni non c'è scelta. Queste imposizioni si sono mossi diversi medici, personale sanitario e anche alcune associazioni che hanno già presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, come il Centro per i Diritti del Cittadino, che chiede di annullare, in particolare per la Lombardia, la decisione che qui il Consiglio regionale ha tra l'altro preso all'unanimità, obbligando, oltre agli over 65, anche tutto il personale docente delle scuole di Ma ogni sì, ordine e ma grado, tutti indipendentemente ragazzi. dall'età. Il vaccino anti-influenzale non protegge da tutti i ceppi, sono iniziative di prevenzione che poggiano su basi scientifiche fragili, ha detto Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell'associazione Codici. Sulla stessa scia, una serie di medici che nel Lazio hanno presentato ricorso al TAR sempre per le stesse ragioni. In questo caso il tribunale ha già ordinato al comitato tecnico scientifico di relazionare in modo dettagliato, indicando se le misure adottate con il provvedimento impugnato siano coerenti sotto il profilo scientifico. Allora, sì, ragazzi, avete capito bene. Allora, intanto il vaccino obbligatorio non è una fregnaccia, infatti abbiamo proprio il documento. Ci abbiamo proprio il documento. Guardate il documento. Lo trovate su internet, lo potete scaricare, perché tutto quello che diciamo è sempre basato su verità, quindi nessuno ci può scassare la... Scusate, sono sudato come maledetto, ma a Roma ci sono 400 gradi centigradi e credo di aver Lucifero alle mie spalle. Anzi, se volete spuntare, ditemelo. Allora, sono 13 pagine, visto che, considerato che, taratatà, parapapà, alla fine arriva. Punto 1, ai sensi dell'articolo 32,3, legge 23, sono supercazzo. Questo è supercazzo all'italiana. Per dire, devi farti un vaccino, devi scrivere 14 pagine di stronzate. Va bene, comunque, ai sensi dell'articolo 32,3, legge 23, dicembre 78, numero 833, in materia di igiene e sanità pubblica, fermo restando le misure della zia, della nonna, arriviamo al obbligo di vaccinazione anti-influenzale per le seguenti categorie: soggetti di età superiore o uguale a 65 anni. Cioè, 14 pagine per dire questa roba. Zingaretti criminale. Zingaretti criminale. Allora, però, ci sono stati dei ricorsi al TAR.
dei ricorsi che a me e a noi della redazione, anche al nostro avvocato, sembrano abbastanza interessanti. Allora, per esempio, c'è stato questo ricorso al TAR del movimento Roosevelt. Assurdo, pericoloso, incostituzionale. Il pezzo è su affariitaliani.it, andatevelo a leggere e io vi cito qualche passo, come questo passo molto inquietante spiega la giornalista Monica Soldano, esponente di primo piano del movimento Roosevelt. Lo stesso ministero della sanità si affretta a recepire la forte raccomandazione del Lazio affinché il vaccino antinfluenzale sia somministrato anche ai bambini dai 6 mesi compiuti fino ai 6 anni. Ma di che cazzo state parlando? Ma un antinfluenzale ai bambini? Ma dai, ma santo Dio, ma perché, ma le ghigliottine, ma perché sono uscite in moda le ghigliottine, regà? Dovremmo farle rientrare, sapete che le cose ritornano, al vintage, ma facciamo rientrare anche le ghigliottine, in pubblica piazza, a mezzogiorno, tutti lì, fa festa, pum, stack, via la testa, alla prossima. Allora, però, se la potrebbero prendere, perché l'articolo 32... in realtà obbliga i cittadini a sottoporsi a cure, ma la cosa pericolosa di questa situazione qua è il TSO, nel senso che ci sono delle più o meno velate minacce che chi si oppone a curarsi, chi si oppone a vaccinarsi, può rischiare di subire un TSO, ovvero trattamento sanitario obbligatorio. Vi ricorderete del nostro caro Dario Musso. Proseguiamo con sempre BioBlu. Vediamo cosa ci dicono. A proposito, parliamo di Luca Zaia, perché il governatore della Regione Veneto è assolutamente scatenato, ha chiesto un trattamento sanitario obbligatorio per i soggetti positivi al virus che però rifiutano le cure. Zaia si è detto molto irritato dopo l'incremento dei casi nella regione, probabilmente per un focolaio nel Vicentino. Purtroppo siamo passati dal rischio basso al rischio elevato, ha detto Zaia, che ha poi puntato il dito contro l'atteggiamento tenuto da molti cittadini bollandoli come irresponsabili. Se continuiamo a non usare la mascherina e a creare assembramenti andrà sempre peggio, ha detto il governatore, che ha chiesto misure più severe per i trasgressori, fino appunto al trattamento sanitario obbligatorio. I 1.000 euro di multa sono ridicoli, ha continuato. Ma tu non sai neanche dove cazzo hai il bu. Allora, trattamento sanitario obbligatorio, ma di cosa stai parlando? Articolo 32 della Costituzione, capra ignorante, capra, come ti direbbe Sgarbi, sei una capra, Zaia, querelami. Non me ne frega un bobobobo, sei una capra, vai a mangiare l'erba, cazzo. Allora, articolo 32 della Costituzione. Allora, devi sottoporti a cure soltanto in caso di situazioni contagiose pericolose, ovvero poliomielite, ebola, non l'influenza, ignorante o ignorante o corrotto, scegli tu. Cioè, l'opzione A, sei un ignorante che deve andare veramente a cazzo a mangiare l'erba con le capre, o l'opzione B, che sei un corrotto. Entrambe le cose non vanno tanto bene. Quindi, Zaia, anche tu, ci chiediamo perché le ghigliottine le hanno abolite. E tra l'altro, per quanto riguarda il TSO, abbiamo un contributo diretto di una nostra conoscente psichiatra. Un TSO, praticamente, io non voglio farmi trattare, non voglio andare in ospedale, non so che cazzo, voglio stare a casa e succede questo. Una persona sta male, sta talmente male da non capire che sta male, che ha bisogno d'aiuto, e allora un medico, chiedendo a un sindaco e a un tribunale di convalidare, anzi due medici, fanno la proposta di TSO perché questa persona possa avere diritto alle cure. Psichiatriche, se parla, è psichiatrica, ragazzi. Una volta aperto un TSO, di solito in regime ospedaliero o se no in un centro di salute mentale, si inizia con le cure e la persona verrà sottoposta alle cure. È ovvio che siano anche farmacologiche.
Sono cure farmacologiche, di assistenza alla persona, di ascolto, ok, assistenza infermieristica e medica. Farà le cure necessarie, ovviamente fatte da un medico in scienza e coscienza, quindi ai dosaggi giusti e con gli effetti terapeutici e eventualmente collaterali che ci si aspetta, come in ogni terapia, con ogni terapia. Ok, medici in scienza e coscienza, Dario Musso forse non ha avuto la fortuna di incontrare qualche medico in scienza e coscienza in Svezia. Comunque ringraziamo tantissimo la nostra amica psichiatra, perché qua ogni volta che qualcuno chiede un intervento, qualcuno, qualche esperto, tutti sono terrorizzati, come se avessimo il Mossad della CIA infilata sotto la shell. No, ragazzi, rilassatevi, dovete rilassare, per combattere bisogna essere rilassati. Allora, andiamo avanti, sempre con Zaia, per dimostrare che l'ape Zaia è vera, cioè, veramente, ma manco la, ma, la, ma no, ma l'ape, ma figo. Zaia, ti devi svegliare, guarda, abbiamo anche la sveglia, Pink, svegliati, Zaia. Dici più stronzate tu di Bubu Burioni, Zaia. Qua siamo TG Verona, mascherine. E piena capienza, come a Londra, mascherine come a Londra, mascherine come a Londra, mascherine come a Londra, ve lo dico all'infinito. Guardate, questo è un ragazzo di Londra che il 3 luglio ha fatto questo video. È molto lungo, andatelo a vedere. Morrison. Se da sopra non si vedeva bene, forse te lo faccio meglio passando tra la gente. Come vedi sono tutti. Praticamente mi tocca passare a 1 millimetro, a 2 metri di distanza. 1 millimetro tra la gente a bere. Giochiamo il gioco, trova la mascherina. Eh sì, dai. Va bene, va bene. Si vede che, vedi come facci. Ci credono il virus, dai, su. Quanta gente c'è. Porca troia, io puoi vedere ho giocato il gioco trova la mascherina, ma porca trova, non ho trovato la mascherina. Gli inglesi sono un po' meno paranoici degli italiani, forse perché hanno Boris Johnson, che insomma è un po' più carismatico del conte. Noi adesso abbiamo rilanciato l'Italia, la fase 2, 400 miliardi. 480 miliardi che però non arriveranno mai nelle vostre tasche, ma rimarranno nelle tasche europee e nelle nostre tasche. Cioè il conte coglionazzo. Va bene, ragazzi, solito discorso. Anche i bambini, ma l'anti-influenzale ai bambini. Ma che film horror è? Dai, 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 dai. Su TAR, su magistrati, su avvocati, su gente, su tutti. Allora, ringraziamo sempre i nostri collaboratori nuovi del gruppo Facebook Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria. Ringraziamo tutti voi, commentate cosa ne pensate dei vaccini obbligatori. Ma dei vaccini obbligatori? Ma non stiamo neanche parlando dei vaccini obbligatori per il Covid o Covid. Stiamo parlando di vaccini obbligatori per l'influenza. Ma che cazzo c'entra? Ma cosa cazzo c'entra? Come puoi obbligare una persona di 65 anni o non so, un professore a farti l'anti-influenzale? Ma no, non è il Covid, sono due cose diverse. Cioè, e la scusa poi è così. Quando, visto che i sintomi sono simili, quando ci saranno le persone che presentano i sintomi di un certo tipo, se saranno vaccinati contro l'influenza, capiremo che sono Covid. A parte che non è vero un cazzo, perché l'anti-influenzale non è. Io l'ho fatto una volta in vita mia e ho beccato l'influenza. Cioè, incredibile, sono stato spiegato io, però, raga. Oh, non ti dà una copertura, anche perché è un virus RNA, quindi cambiano, cambiano, cambiano. Quindi di cosa stiamo parlando? E poi allora quindi devo vaccinare migliaia di persone per escluderli nel caso in cui avessero. Ma voi siete dei pazzi! Ma voi siete pazzi! No, voi siete dei criminali! Perché sono dei discorsi, vaccini, sappiamo benissimo che sono un business. Senza nessun esame preliminare sono soltanto un business. Quindi andate a fare in culo Big Pharma,
che Bill Gates e tutti i corrotti che vi siete comprati per riuscire a vendere vaccini, la Lorenzin che affermava in modo catastrofistico che a Londra c'erano epidemie, noi abbiamo fatto delle ricerche con la Giulia Balbi, abbiamo trovato dei numeri irrisori, adesso io non lo ricordo perché non ho la puntata sotto mano, comunque, cioè, ragazzi, sono tutti corrotti, dai, insomma, ma querela, ma anche tu Lorenzin, ma querelami, dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero che hai detto delle stronzate incredibili sul morbillo a Londra. Va bene, ragazzi, commentate sotto cosa ne pensate voi di questi vaccini anti-influenzali obbligatori. Cosa ne pensate del TSO per chi non si vuole fare? Ma soprattutto, cosa ne pensate del fatto che le ghigliottine sono passate di moda? Fate girare, condividete, restate sul pezzo, credeteci, uniamoci, andiamo avanti e tireremo giù questo muro di ronzi. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Amo un popolo presente che protesta quando tutto mente e difende ciò che ha costruito da chi distrugge alzando un dito. Non sopporto stereotipi, mi vanno strette le etichette.